Il progetto 50x50 Capitale al Quadrato varca il mese di ottobre sdoppiandosi fra i territori di Frontino e Monteporzio che dal 29 settembre al 6 ottobre porteranno i loro specifici caratteri di cultura mescolata al patrimonio naturalistico che le circonda. Una settimana molto interessante perché si sdoppia questa volta con due comuni, era naturale che ci potesse essere delle sovrapposizioni nel dover svolgere 50 settimane, 50 comuni in un anno che naturalmente non è iniziato la prima settimana di gennaio, ma siamo felici di questa doppia opportunità perché c'è una forte complementarietà nel territorio, nella proposta anche artistica, culturale, naturalistica e di esperienze all'aria aperta, di musica, di fotografia, di arte che viene proposta delle due settimane. Due settimane fortemente caratterizzate per quelle che sono gli elementi riconoscibili sia della proposta di Frontino, legata naturalmente anche alla natura, sia quella di Monteporzio, legata alla cultura, e tutte assieme raccontano una storia di un progetto del 50x50 che sta veramente funzionando. Un progetto che da un'ulteriore cassa di risonanza Frontino, il più piccolo dei comuni pesaresi, già insignito nella prestigiosa cerchia dei borghi più belli d'Italia e delle bandiere arancioni. Noi l'entrata tra i borghi più belli d'Italia e le bandiere arancioni ha dato una svolta importante al nostro borgo, però tutte le iniziative volte alla promozione del nostro territorio sono benvenute, cioè la differenza è siamo bravi sì a fare le iniziative, però abbiamo bisogno della promozione e da soli non facciamo fatica. Ecco, in tutti questi contesti, borghi, bandiere, settimane come questa che ci dà un risalto nazionale, benvengano, possono fare la differenza nelle nostre realtà. Iniziamo domenica e inauguriamo la nostra settimana con il Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro, giunto alla 43esima edizione e realizzato dal Comune di Frontino in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, per poi proseguire per tutta la settimana con una serie di eventi, di mostre, di cene, di trekking a Castelli Nascosti, e una trekking domenica 6 ottobre, la mattina faremo una sorta di escursione partendo dal borgo di Frontino per arrivare a un altro gioiello che è il mulino di Pontevecchio, dove all'interno c'è il Museo del Pane e una piccola attività di ristorazione. Dunque unisce un po' quello che è il borgo con quello che è una delle nostre eccellenze, che è appunto questo mulino trecentesco. Monteporzio e il suo borgo di Castelvecchio sono invece pronti a mettersi in mostra col progetto La città ideale, un'utopia moderna. È un'occasione importantissima, abbiamo coinvolto tutte le associazioni locali, sia del volontariato che quello di promozione culturale che di promozione territoriale, perché vogliamo far vedere a tutti i nostri ospiti che verranno a trovarci le peculiarità del nostro territorio, con particolar modo i centri storici di cui abbiamo l'ambizione di fargli diventare due borghi accoglienti, tant'è che abbiamo presentato presso la Regione Marche la domanda per rientrare nella legge regionale dei borghi accoglienti. Saranno presenti artisti, fotografi e direttori didattici, esperti in materia di conoscenza artificiale. Saranno presenti tutti i giorni, conferenze, escursioni naturalistiche presso i nostri parchi della vita, e avremo visite nei nostri laboratori artigianali di prodotti enogastronomici locali, quali la salsiccia, la birra, prodotti biologici fatti dai nostri produttori in loco.